anziana, come cara la puttana qua, che non posso camminare. Puttana la gatta che ci mette la fima. Sogno malata di cuore, io non posso camminare, c'è di rosino che già smette. Brava! Tanto sinno così mi sa dire che la popolazione vuole il mercato. Ma non è vero! Non vuole qua, no! Lo vuole togliere! Il mercato ha radici antichissime, ha radici che affondano nella cultura araba. Quindi i mercati devono stare nei centri cittadini, non ci sono di case e pulire ai cristiani. Questo è. Non si possono buttare oltre 70 anni di mercato così alle ortiche. Brava signora! Bisogna fare sentire la voce, i cittadini hanno il diritto di protestare, il diritto, e loro ci devono ascoltare, e la cosa non finisce qua. Il mercato non si tocca! È storico, cultura, non si tocca! Il mercato non si tocca! Noi dobbiamo lavorare! Dobbiamo lavorare! Dobbiamo lavorare! Ha distrutto! All'appello lo vogliamo, all'appello! Che porterà le famiglie a pagare 12 verbali l'anno, e il secondo che ha fatto è stato quello dell'accordo con il signor Leonardi, che vi ha dato lo stadio per 20 anni a uno di Catania, come dite voi, uno che lo chiamate voi un forastero, e quest'altra scelta che ha fatto, che è di rinnovamento, così lo chiama lui, è quello di togliere il mercato storico di questa zona. Questa zona che ha visto crescere ognuno di noi, e lui lo sta annientando. Forse a qualcuno porteremo fastidio, sì, lo so, ma guardate che questo mercato è storico e ci sta mettendo in periferia, mettendo a soqquadro la nostra vita e il nostro lavoro. Pensateci bene, se questo è cambiamento, per me questo è distruzione, non è cambiamento. Ci sta vendendo i poteri forti, ci sta vendendo i cittadini. Cittadini di Lentini, mi stringe il cuore vedere il centro di Lentini con tutti questi negozi chiusi. Erano anni che non passavo di qua. Mi stringe veramente il cuore, qualcosa qua non funziona bene. Tutti questi negozi chiusi. Questa strada una volta era fiorente. Qui veramente c'era commercio una volta. Mi ricordo io da ragazzo che passavo di qui, perché ho moglie lentinese e non avevo mai visto così una desolazione. Il sindaco ci parla di un cambiamento epocale, un qualcosa che ci fa, addirittura mi ha detto che questo suo cambiamento mi fa paura. È vero che mi fa paura, i cambiamenti che portano al negativo fanno paura a chiunque, ma io sfido chiunque accetti un cambiamento positivo, lo neghi. Io non negherò mai un cambiamento positivo, ma vedendo tutto ciò, io onestamente non sono tranquillo che questo cambiamento che propone il sindaco e che tanto decanta possa veramente avere successo. Qua non c'è qualcosa che non quadra, qui c'è qualcosa che non funziona, tutti questi negozi aperti, perché non inizi qui il tuo cambiamento invece di portare alla unica realtà che è rimasta, il mercato di Lentini, il mercato del Cialentino, dove la gente si incontra, dove i parenti che non si vedono da settimane si incontrano, e lo porti lì fuori, lo porti lì fuori, dove commercialmente parlando, e dico e sottolineo commercialmente parlando, non è un sito idoneo. Stiamo parlando di una strada centrale di Lentini, via Tinnea, che una volta veramente piena di gente che comprava, è caduta così, il cuore mi diventa piccolo,
c'è qualcosa che non quadra. E tu invece di creare, invece di filmare come ha fatto la vostra l'amministrazione che ha firmato questo decreto del commercio, queste nuove idee che avete di portare questo commercio qua, iniziate dai vostri paesani, iniziate dai vostri commercianti, se avete delle belle idee, non iniziate da quelli più deboli che siamo noi, che abbiamo tutto il governo, che non ci comporta, che non ci difende, abbiamo tutto il governo che ci sconosce i nostri diritti. Noi per il governo siamo solo una pietra d'inciampo, noi per il governo siamo solo una piccola comunità di commercianti che vivono così. I mercatari, poi quando parlano i mercatisti non sanno come dire questa parola così più sporca possibile. Noi siamo commercianti e operatori su aree pubbliche, operatori su aree pubbliche, non siamo né mercatari né venditori ambulanti, siamo operatori su aree pubbliche. Qui dovrebbe fare un bel progetto il sindaco, ma no, queste novità che ha, mi hanno detto i lendinesi che nessuno ancora ha capito di cosa vuole parlare, ma io credo che non l'ha capito neanche lui stesso. Fidatevi che sono sicuro che non l'ha capito neanche lui stesso, perché stare per anni e crescere dentro una farmacia non vuol dire saper governare un paese. Ci vuole tempo, ci vuole esperienza per governare un paese. E quando io al mio fianco ho delle persone, quando io al mio fianco ho delle persone che mi consigliano male, che hanno odio, che odiano questa società, che odiano noi perché sforziamo, che odiano noi perché siamo una classe di lavoratori, che non siamo importanti. Allora quando c'hai dei consiglieri che ti consigliano male e ti dicono a chi stabiliamo le case, ci vogliono venire ci vengono, se non ci vogliono venire si sta a casa, bello democratico sei, ora hai scelto di stare braccio con Renzi, ho letto sul giornale che sei braccio con Renzi. E questo il popolo di Lentini deve sapere che hai scelto di stare con Renzi, che il popolo italiano lo ha bocciato alle votazioni. Bravo sindaco! Sindaco, se non funziona il centro qua a Lentini, in periferia cosa facciamo? Scandale. 250 famiglie hai buttato in strada. Dittatore! Nello, dillo di buone.
Barcellona, un bichito. Corrado Barcellona, un bichito. Si trova al municipio, noi lo invitiamo a scendere in piazza o magari, non lo so, a trovare un dialogo con noi, con una rappresentanza. Sappiamo, signor sindaco, che già lei potrebbe dire, ma quanto dialogo dobbiamo trovare, perché ci siamo visti parecchie volte, ma noi ancora una volta vogliamo ribadire quello che veramente noi abbiamo in mente. E vorremmo che anche lei, che è uno che ama il cambiamento, possa incontrarsi con noi, che non abbiamo tutta questa paura che dice lei del cambiamento, però se sia un cambiamento produttivo e non distruttivo. Io so che lei ama il cambiamento perché abbiamo appena appreso dai giornali che lei era una persona che aveva fatto la sua campagna elettorale, che era un apolitico,
che lei aveva creato questo movimento ora per non fare in pratica accordi con i politici, questi politici zozzoni che si mangiano l'Italia. Noi vogliamo cambiare Lentini. E poi che cosa fa? Si allea con l'unico che l'Italia ha bocciato, Renzi. Ma questo il popolo lentinese lo sa, questo suo voltafaccia, signor sindaco, cosa c'è dietro questi progetti? Scenda con i lavoratori, scenda, noi non siamo avvocati, non si preoccupi, non lo porteremo in pretura, noi siamo lavoratori, scenda e si confronta con noi, si confronta col popolo, perché un politico scende in piazza. Ci sono stati politici che hanno sempre negato la propria assistenza al popolo, ma alla fine che hanno fatta è agli occhi di tutti un fallimento. Qui ci sono stati predecessori prima di lei che sono stati odiati dai cittadini. Lei doveva essere il cambiamento per Lentini. È vero, lei è stato il cambiamento per la mia casa, perché da 3 settimane non porto pane a casa. Lei è stato il cambiamento della mia famiglia, lei è stato il cambiamento della mia insonnia, lei è stato il cambiamento della mia crisi psicologica. Lei non ci fa stare più tranquilli, lei ci ha messo veramente del marcio nel nostro cuore. Siamo qui perché siamo arrabbiati, signor sindaco. Io neanche conoscevo che lei esistesse, è comparso nella mia vita come nella vita di 230 operai, come una scure. È una scure sulla nostra vita, signor sindaco. Si ammobilisca, che noi non siamo mafiosi, come qualcuno ha sostenuto, perché se ero mafioso ero io là dentro, io sono qua sotto, io non ho il capello bianco, non ho la cravatta. E non siamo bambini, che sappiamo tutti come sono state infangate tutte le città da tutti questi politici, e poi alla fine che cosa hanno fatto? Niente altro che derubare i cittadini. Scenda, trovi d'accordo con noi, non si preoccupi, che siamo civili noi non siamo violenti, noi siamo civili, possiamo ascoltarla. Scenda, incontri il popolo, non sia nel palazzo. Tutti vorremmo stare lì noi, anche al suo posto, e sicuramente, anche se non abbiamo la sua laurea, sicuramente abbiamo un cuore e una laurea di strada che vale più della sua, signor Sindaco. Stiamo aspettando ancora. Sindaco, lei è giovane e io mi aspetto da un giovane un cambiamento veramente positivo. Ho visto la via Tinnea desolata. Ieri una mia cliente che mi ha detto se venivo, io ho detto mi dispiace, sono in sciopero, sono solidale con tutti i miei colleghi, e mi ha detto questa mia cliente: anche noi siamo contro questo sindaco. C'è tutto il paese che tutti i miei clienti mi hanno detto che sono tutti contro al modo suo di fare, a quel modo suo di porsi. Ho visto via Tinnea desolata, tutti via Garibaldi, via Tinnea, tutti via Tinnea mi parlo, via Garibaldi desolata, ho visto tutti questi negozi chiusi. Voglio dire, se lei ha speso 40, 50, se non so bene quanto ha speso per Lago Barcellona, che abbiamo visto finalmente fiorire dell'erba che neanche in campagna io non l'avevo mai vista, con questi fiorilini gialli che esce dall'asfalto, un asfalto che veramente è un asfalto che porta la natura a risvegliarsi. Lei che ha speso tutti questi soldi, come mai non ha fatto niente per il centro di Lentini? Come mai lei non fa niente per lo sviluppo commerciale di Lentini? E poi dire che noi veniamo e prendiamo soldi e ce li portiamo a Catania. Veda che l'IKEA è svedese, l'Auchan è francese. Non ho mai detto io all'Auchan vi portate soldi in Francia. Io ho beneficiato dell'Auchan, così come ho beneficiato dell'IKEA.
Io sono uno con la mentalità aperta, io sono uno che ama l'Europa, che voglio che i miei figli vivano in Europa. I miei figli vivono in Europa, non vivono in Italia, grazie a tutti questi politici che hanno fatto sì che i miei figli emigrassero e andassero in Spagna a lavorare. Io ho il cuore ferito per la politica italiana, ma adesso vedo che anche nella mia Sicilia è sorta una persona che vuole cambiare le cose. Bello, bello, lo farei pure io al suo posto se dovrei essere eletto. Ma non è così, signor sindaco, non è così. Lei si è seduto finalmente dove veramente sognava di sedersi. E i lentinesi sa bene che a lei non l'hanno proprio votato, perché c'è stata tanta gente che non è venuta neanche a votare. Il ballottaggio che lei ha vinto è stato solo perché la gente non è venuta, perché c'era altre persone che erano veramente capaci di governare questo paese. Ma come si fa in Italia? Si sceglie sempre quello sbagliato, non so perché, ma si sceglie sempre quello sbagliato. È qualcosa che portiamo dentro la nostra natura. Abbiamo la scelta buona e scegliamo quella sempre sbagliata. Ora lei si confronti con noi e faccia un passo indietro per il bene di 250 famiglie. Annulli questo provvedimento e ci faccia ritornare ai nostri posti di lavoro. Non indurisca il suo cuore, non indurisca il suo cuore, perché qui ci siamo persone che vogliamo lavorare, non ci siamo persone che vogliamo vivere di reddito di cittadinanza. Noi vogliamo lavorare il nostro lavoro che facciamo da piccoli, che ce l'hanno trasmesso i nostri padri. A noi non ci ha trasmesso altro i nostri padri, di alzarsi alle 5 di mattina per lavorare. E non è stata una bella fortuna, come è stata la sua, vivere in una famiglia agiata. Noi siamo gente di strada, così, come i clown, come il circo. Noi montiamo e sfondiamo. Siamo improvvisamente, ci cade un temporale addosso. Abbiamo ansia, le nostre famiglie hanno ansia. Perché siamo sulla strada, potremmo anche non ritornare più a casa per un incidente. E lei si mette lì, con le mani sul fianco, come ricordava qualcuno che non amava per niente mio padre. Non lo amava quello che si metteva le mani sul fianco, lo sappiamo tutti chi era. Lei si mette così arrogantemente a porsi, si sta ascoltando tutta questa bella notizia lei, si sta ascoltando tutto questo bello discorso. Ma non ha il coraggio di scendere in mezzo alla gente. Si faccia vedere, si faccia vedere. Domani si faccia vedere ancora. E vediamoci ogni giorno, chissà se possa nascere un'amicizia fra di noi. Che non lo credo proprio, vedendo che non gli faccio tanta simpatia a lei. Signor sindaco, che Dio possa aprire il suo cuore indurito, che Dio possa fare breccia nel suo cuore. Chiamo Dio, solo Dio può martirire il suo cuore così duro. Mi rivolgo soprattutto al signor sindaco. Vorrei sapere il motivo perché non si sta nemmeno affacciando dal balcone. Tutti questi lentinesi che hanno promesso oggi di essere qui in piazza, io vorrei sapere perché non ci sono. Qual è il motivo che non sono qui presenti? E tutti i commercianti che sono stati accusati di dirgli che se la raggirà la sua casa, questa è casa loro, questa è casa nostra! Non dobbiamo andare in nessun posto noi! Esca fuori se hai il coraggio, si confronti con noi! No che ci lascia litigare sulle chat! Vergogna! 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 Un buon politico deve amare il dialogo, caro signor sindaco. Crei un tavolo di dialogo con questa gente, delle trattative. Trovate una mediazione insieme. Discutete, riorganizzate il mercato che già c'è, perché lo si può fare e lei lo sa meglio di loro che ci lavorano in quel mercato. I suoi sono solo dei pretesti. Lei voleva eliminare una categoria scomoda da questo paese, che lavora onestamente in questa cittadina da 40 anni. Venga e dialoghi con la gente, che nessuno è violento, nessuno è mafioso. Qui è gente semplice,
ma come qualcuno, qualche sua concittadina, a sua vergogna come sindaco, ho letto ieri, ha scritto: questi ignoranti e nulla facenti si devono stare a casa loro. Io le dico che la gente ignorante ha più dignità di quelli che hanno i titoli. Io ho 3 titoli, lei ne può avere anche 4, ma chi se ne frega dei titoli? La dignità della persona la fa, lo costituisce ciò che ha dentro, i valori morali. E si ricordi, la politica quando è nata, io pure gliel'ho scritto e credo che lei l'abbia letto, il discorso di Pericle agli ateniesi, disse che cosa? La democrazia, cos'è la vera democrazia? La democrazia è ascoltare e fare il bene del popolo, è la democrazia. I politici che la esercitano devono avere la moralità di esercitarla, ha capito? Lei che si sta trincerando dietro il suo palazzo stamattina non ci fa una bella figura con i lentinesi, gliela assicuro, la maggioranza sono con questa gente, solo che hanno paura di scendere nelle piazze, hanno paura, i suoi amici invece sono bravi perché sanno scrivere, hanno studiato e quindi si trincerano dietro le tastierine dei social, anch'io lo so fare, ma non scendo mai ai loro livelli, non ci scenderei mai. I miei nonni, i miei genitori mi hanno trasmesso dei buoni valori di educazione. Non mai offenderò nessuno, come mio marito non ha mai offeso nessuno, nemmeno gli abitanti della 167, che lei con l'inganno dice che queste persone li disprezzano. Non è vero, sono cittadini come tutti e vanno rispettati, vanno onorati. E quando dico questo, glielo dico con prova, perché io ho un sacco di amici a Lentini, anche là dentro questo comune io ho un sacco di amici, ha capito signor sindaco? Abbiamo studiato al liceo insieme, ha capito? E quindi le cose le dicono su di lei, della sua personalità, le dicono, non stanno zitti, però chiaramente davanti a lei, lei ha il potere, lei è l'autorità. Ma si ricordi che l'autorità vera è del popolo italiano, che è sovrano. Scenda in questa piazza e discuta con questa gente. Crei un tavolo di mediazione affinché si risolva questo problema. Noi a maggioranza, tutti qui che sono presenti di questo piccolo lavoro, vivono e fanno vivere le loro famiglie. Ma con dignità e onestà, non sono mercatali che buttano la munnizia, come dice lei e i suoi amici lì sui social, per avere il consenso di tutti quelli che lo appoggiano, munnizia, mancanza di igiene, di accesso alla viabilità e quant'altro. Si può risolvere benissimo, lei lo sa bene, che se lei riorganizza il sito del vecchio mercato, eliminando l'abusivismo, creando vie d'accesso adeguate, strutturandola in una maniera organica migliore, quel mercato può ancora fiorire e vivere. Lei lo vuole fare morire insieme al suo consiglio comunale, perché voi l'avete scelto. La vita è fatta di scelta, il signor sindaco è una persona che ama la cittadinanza, che ama i suoi cittadini, dovrebbe scegliere per il meglio. E non ci sono solo catanesi, come dite, disprezzando spesso sui social, perché leggo tutto, vi seguo e le ho anche scritto a lei, e se li può anche andare a leggere i miei messaggi, credo che le abbia già letti. La gente qui è da ogni parte, il lavoro deve essere garantito a tutti. Ma che figura ci fa lei facendo un gesto del genere? Lei non riceverà maggiori consensi, anzi la sua carriera politica, io le dico profeticamente, che è morta in questo paese già. La sua carriera politica, le dico, è morta. Ho tanti amici che mi scrivono che a lei non la vogliono come sindaco, che non l'hanno votata. Al ballottaggio lei ha vinto solo perché la maggioranza dei lentinesi si sono astenuti e hanno fatto male purtroppo. A lei non la volevano come sindaco, c'erano persone candidate che ho avuto anche l'opportunità di conoscere, che hanno un cuore migliore del suo, mi dispiace dirglielo, mi perdoni se glielo dico, ma hanno un cuore più aperto all'ascolto. E scenda, parli con una piccola delegazione oppure faccia salire qualcuno lì a parlare con lei, si smuova da quel palazzo.
quel palazzo sarà la sua tomba politica, mi creda. Io quando ho un problema vado al comune di Catania dal mio sindaco e lui mi riceve il sindaco di Catania e si chiama, ed è un sindaco che amministra una città metropolitana di 100.000 abitanti. Lui ascolta i cittadini, io ci vado, i miei amici ci vanno a parlare quando abbiamo dei problemi. Ehi, perché non scende? Faccia salire almeno una delegazione di qualcuno a parlare. Trovi una mediazione con questa gente. E le chiedo ancora una volta, ripensi a tutto quello che lei ha decretato su questo mercato di Lentini. Ci ripensi, trovate un accordo, una mediazione. Faccia un passo di apertura verso la gente, questa è la missione della politica. Buongiorno signor sindaco, la saluto. Devo dire solo una cosa che è molto importante, è che oggi non si permetta nessuno a dire che noi ambulanti o commercianti, come volete chiamare, si sono messi contro qualcuno a non farlo montare. Perché oggi qua i commercianti sono tutti uniti, nessuno ha obbligato nessuno a fare nulla. Brava! E questo si sappia bene. Per voi, il giovane sei tu la speranza, i giovani sono mercato, la speranza. Per bravo. Voi il mercato è diventato un problema, ma io penso che siete voi il problema, perché il mercato è una realtà che esiste da oltre 70 anni. Il mercato è un'opportunità per i lentinesi, è un'opportunità, è qualcosa di prezioso che bisogna difendere con le unghie e con i denti. I lentinesi si devono svegliare, non possono abbassare sempre la testa, al primo problema di turno. Ci siamo stancati. Signor sindaco, lei mi conosce bene, anzi direi molto bene, ho fatto pure una protesta in piazza, mi aveva promesso che entro un mese rintergavo il mio lavoro. A un anno che io soffro, a un anno che non riesco a pagare il mutuo. Se è vero che i giovani sono il futuro della nostra Italia e lei è un giovane, che cosa ci dobbiamo aspettare da lei? Scenda, parli con il popolo, noi siamo civili. Signor sindaco, allora qui ho una lentinese coraggiosa, ma ce ne sono tantissimi altri. Uomini e donne che scrivono, mi scrivono anche di notte e a tutte le ore, anche agli altri miei amici e alle mie amiche, che non sono d'accordo con ciò che lei ha decretato. Questa signora, lo dico io per lei perché è timida, mi sta dicendo che lei non gli deve toccare ai lentinesi il mercato, perché se toglie il mercato di Lentini sarà morto questo paese. È morto, morirà. Ma dove sono tutti i nostri concittadini lentinesi? Quando io avevo 18 anni Lentini contava quasi 60.000 abitanti, adesso siete 22.000. Dove sono? Sono dovuti andare via. Perché ci sono stati dei politici che non l'hanno amata fino in fondo questa cittadina, eppure è fiorente. Era la cittadina più fiorente della Magna Grecia e lei lo sa, il suo concittadino famoso, il filosofo di Lentini, le Gorgia, ma lasciò una tradizione culturale eccelsa, enorme. Cosa ne avete fatto della tradizione dei filosofi greci, degli intellettuali lentinesi? È bella Lentini, ma ha bisogno di avere amministratori e politici di alta levatura morale prima che politica. Signor sindaco, sono le signore che sono venute a parlare con lei, no? E lei mi ha detto che il mercato si deve levare da Lentini. E io mi sono sentita male, quel giorno mi sono sentita male che lei ha fatto levare il mercato. Al mio paese, io non sono di Lentini, se mi sta ascoltando, non sono di Lentini, ce l'ho detto, sono dei vicini e abito a Lentini sopra la fiera. Invece lei deve fare solo che deve levare la spazzatura del paese, perché un'unica mina c'è male cuore. E tanti soldi mi fate pagare, tanti soldi. E sono venuta a reclamare per la spazzatura e per l'acqua. E lì mi ha detto si deve pagare. Quando ci sono i soldi, ma quando soldi non ci sono, non ce ne sono, come si fa? Li spenda lì i soldi, non mandare a casa i padri di famiglia. Noi
abbiamo la pensione con mio marito, io non lavoro. Il futuro per i giovani. Ha capito che non lavoro. Sei il futuro per i giovani, bravo. Sei tu il futuro per i giovani, bravo. Vergogna. Vergognati.